Allora, abbiamo a disposizione due modalità. La prima, e anche la più immediata, è questa qua, di tenere premuto il pulsante di accensione e il bilanciere del volume verso il basso, insieme contemporaneamente. Ecco qua il nostro screenshot salvato. Eccolo qua. Ora vi faccio vedere il secondo metodo, che consiste nel tenere premuto il pulsante di accensione. Eccolo qua, scatta uno screenshot e verrà fatta l'operazione. Bene, questa era una breve guida. Continuate a seguirci sul nostro sito tecnoandroid.it. Ciao!